Domenica 1 ottobre si è svolto il referendum per l'indipendenza catalana. La votazione è stata considerata illegale dal Tribunale Costituzionale spagnolo e dal governo di Rajoy. Prima del voto, infatti, sono stati molti tentativi da parte di Madrid di impedire la votazione. Questo però non ha fermato il movimento popolare. Che cosa succederà in Spagna nelle prossime ore? Non lo sappiamo. I punti fermi però sono tre. 1. Hanno votato più di 2 milioni di persone, quasi il 42% degli aventi diritto. A circa 700.000 persone è stato impedito di votare, dopo le repressioni della polizia inviata dal governo di Madrid. La Generalidad, il governo della Catalogna, ha denunciato la Polizia Nacional e, la Guardia Civil proprio per le violenze che si sono svolte in questi giorni intorno ai seggi. 2. I sindacati hanno organizzato un grande sciopero generale per martedì 3 ottobre proprio per denunciare le violenze della polizia. 3. Il 4 o il 5 ottobre Puigdemont presenterà al Parlamento catalano la richiesta di indipendenza proprio per eseguire la volontà del referendum. Lasciamo per ora da parte le questioni che riguardano l'indipendenza catalana, non solo per la sua complessità della politica attuale, ma anche per tutte le sue ragioni storiche, e concentriamoci su quello che è accaduto per voce di due testimoni, due pinerolesi che vivono e lavorano a Barcellona, che sono stati ai seggi in queste ore e ci hanno raccontato che cosa hanno visto. La tensione è iniziata al mattino, tra l'altro erroneamente tutti pensavamo che venissero tra le 4 e le 6 del mattino, invece no, hanno aspettato che si riempissero i seggi, dopodiché hanno colpito, non riusciamo ancora a capire oggigiorno in base a che, il centro e i paesini era forse prevedibile, è più facile andare in un paesino dove ci sono meno persone che andare in una città Sì. a colpire, no? Noi a Natale hanno anche colpito qua, a Barceloneta, Barcellona ha colpito più zone, hanno fatto Girona, poi vabbè loro erano in tutta Catalogna, quindi io ti sto parlando di cioè, 300 Sì, seggi su tutta certo. la Catalogna. C'era timore, questo sì. Poi per i catalani che sono stati già perseguitati durante il franchismo è stato molto impattante. La mattina alle 9, la prima notizia che è arrivata dei seggi elettorali dopo che fossero stati aperti è stato che la polizia è andata nei 3 seggi elettorali dove andavano a votare i rappresentanti politici dell'indipendentismo, quindi il presidente della Generalitat, il vicepresidente e la responsabile del Parlamento, che sono Carles Puigdemont, Junquera e Forcadell. Andavano a votare in 3 paesi. Sono andati prima lì. E poi hanno cominciato ad andare in tutti i centri più grossi di Barcellona a togliere la gente che votava. E dopo hanno cominciato a farlo anche nelle città secondarie come Tarragona, Sabadell, Lleida, Girona. Quindi da lì la gente cosa ha fatto? Ha preso coscienza del fatto che stavano reprimendo questa cosa in maniera violenta e quindi si sono tutti andati in massa nei collegi elettorali. Noi siamo andati in un paese, Saulesa, e abbiamo fatto una specie di blocco davanti alle porte per permettere alla gente di andare a votare senza che rubassero le urne. Cioè, l'unica cosa che si diceva era votare, cioè era l'unica volontà e c'erano tantissime persone. Tu le vedevi, io sono stato in 3 collegi elettorali e tutto dove sono stato ho visto persone normali, cioè gente che puoi incontrare in panetteria, non gente che è abituata ad andare a manifestazioni, tra l'altro, c'è cioè, gente che è rimasta anche molto presa alla sprovvista. Non è gente che va a votare, non è gente che va a manifestare. Lì non era una manifestazione, era un referendum. Non era tanto legato, io credo, all'indipendenza, quanto fosse più legato a un diritto, cioè il diritto di esprimere, il diritto di votare, il diritto di dire quello che uno sente, no? Giusto. Infatti non erano, cioè qua si continua a dire manifestazioni, no, non era una manifestazione, erano dei voti, era un referendum, di fatto gli scontri sono avvenuti là dove c'erano i seggi, non è che c'erano manifestazioni in piazza. L'Europa in questo momento ha un ruolo che sta in silenzio, ma i primi ministri europei devono dire qualcosa. E comunque non si dovrebbe schierare, deve mediare. Non deve schierarsi a favore o contro, deve mediare, deve prendere le persone, metterle insieme e farle parlare, se no a cosa serve l'Europa? Si conclude così questa videonotizia, più una videotestimonianza. Quest'oggi continuate a seguire i nostri aggiornamenti. Ciao!